La sentenza dell'AIA contro Netanyahu è antisemitismo? Tutti hanno appreso che il Tribunale Internazionale dell'AIA, al quale aderiscono 128 stati, ha condannato e spiccato un mandato d'arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa Galan per crimini di guerra e contro l'umanità. La stessa sentenza è stata emessa anche per il capo militare di Hamas a Gaza. Ciò che qui ci interessa commentare è che Netanyahu taccia questa sentenza di antisemitismo. Ragioniamo. Così facendo, sembra che ogni posizione che si dissocia o condanna l'intervento militare israeliano diventi automaticamente antisemita. O che essere contrari all'ideologia sionista significa essere antisemiti. Ci chiediamo se si può davvero confondere tutto un popolo con un governo, una religione o un'ideologia politica. Il popolo ebreo, come tutti i popoli, è variegato. In Israele e fuori da Israele, la popolazione ebraica è formata certamente da ebrei praticanti, ma anche da laici e atei, da persone che abbracciano rituali ortodossi e da altre che sostengono tendenze e idee politiche le più diverse fra loro. Come ogni popolo, anche quello ebraico non fa differenza. Non si può stabilire in nessun caso un'identità tra una religione o un'ideologia politica come il sionismo e una qualsiasi popolazione. Anche in Israele esistono partiti e associazioni politiche differenti che esprimono posizioni diverse. Fra queste posizioni c'è anche il sionismo. Il sionismo è l'ideologia politica che ha propugnato l'espulsione dei palestinesi dai loro territori fin dal 1948. Essere contrari al sionismo non significa per nulla essere antisemiti. Significa semplicemente esprimersi contro una matrice politica che causa guerre e sofferenze nella regione. Queste guerre e sofferenze sono vissute dal popolo palestinese, ma anche da quello ebraico, che non potrà vivere in pace finché non si libererà da questa ideologia. All'interno di uno Stato laico, su tutto il territorio della Palestina, ebrei, palestinesi, arabi, cristiani, laici e atei possono vivere in pace e senza conflitti, come ci è stato insegnato dal principio della laicità dello Stato fin dalla Rivoluzione francese. Un solo Stato, su tutto il territorio della Palestina, uno Stato laico, democratico, indipendente, nel rispetto di tutte le componenti, questa è l'unica soluzione che stabilirà la pace e metterà fine alle guerre in Palestina.